Allora, i miei tre punti, più che miei, dico nostri, perché miei sarebbe riduttivo e anche nei confronti della lista e di chi ha lavorato al programma nel suo complesso. I tre punti fondamentali sono dare una visione d'insieme al paese, partendo non solamente dal centro, ma dare dignità a tutta Candelo. Perché Candelo non è solamente il Ricetto e la piazza, ma Candelo è fatto di 5 frazioni, di 7.400 abitanti, ed è giusto dare dignità complessiva a tutti. Poi sicuramente una condivisione maggiore con le associazioni, con i cittadini e con la scuola, quindi condividere le scelte, condividere le idee, condividere le proposte che l'amministrazione vuole portare avanti e portarle avanti appunto insieme a loro, quindi in un gioco di squadra complessivo. L'altro punto è favorire gli investimenti privati, perché oggi sappiamo che il pubblico da solo non può sopperire a tutto ed è giusto anche, con un giusto controllo da parte dell'ente pubblico e quindi in questo caso del comune, favorire e agevolare i privati nei propri investimenti che possono generare ricchezza per il paese e dare uno sviluppo economico. Questo è un punto fondamentale nel nostro programma. Noi crediamo che oggi come oggi, con la scarsità di risorse che ci sono, con l'evoluzione anche da un punto di vista normativo degli enti pubblici, si è parlato molto di accorpamenti, si è parlato di alcuni, ci sono state anche delle fusioni nel biellese, quindi partendo proprio da, anche Candelo ha provato in questi anni a costituire e l'ha costituita un'unione dei comuni che non ha funzionato adeguatamente, quindi noi crediamo che si debba riallacciare un po' il filo del discorso rispetto alla condivisione dei servizi, la condivisione delle proposte con i comuni limitrofi, e noi crediamo che si debba partire dal capoluogo, quindi da Biella e da Vigliano Biellese, in quanto riteniamo che col capoluogo si possano sicuramente fare delle economie di scala complessive che sia a vantaggio sia di Candelo che del capoluogo, e con Vigliano, che è molto più similare rispetto alla struttura, rispetto anche al numero di abitanti a Candelo, si possono fare degli ottimi ragionamenti. Pensiamo ai servizi sociali, perché riteniamo che su questo noi abbiamo avuto il problema della chiusura dell'asilo nido in questi anni della giunta attuale, e quindi con un'unione dei servizi, una condivisione con Biella, con Vigliano, si possono fare alcuni tipi di ragionamenti, ma anche su altri servizi, penso alla polizia locale, con Biella si potrebbe pensare a un ampliamento per Candelo che è fondamentale ed importante della polizia locale, quindi della polizia municipale, proprio per garantire maggiore presidio del territorio, di cui i candelesi comunque ne sentono il bisogno e sempre più spesso lo richiedono, ecco. Allora, il punto fondamentale noi la vediamo in un quadro d'insieme, sempre non Candelo da sola, ma sempre nell'ambito del territorio biellese. Noi abbiamo due opportunità di fronte, che sono l'elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Santià e il collegamento con l'autostrada. Sul collegamento con l'autostrada è un pochino più, sembra che le cose siano un pochino più arenate, ma invece sulla Biella-Santià sembrerebbe che a breve partiranno i lavori, dovrebbero partire i lavori, e Candelo ha una stazione ferroviaria proprio sulla linea Biella-Santià e in alcuni momenti potrebbe venire utile, soprattutto per quando ci sono alcuni eventi di particolare rilevanza e si potrebbe andare a utilizzare. Ma non solamente, perché comunque nel complesso un giovane si aspetta di avere dei collegamenti con Torino, con Milano, che siano degni di questo nome. Con questo, secondo noi, facendo delle operazioni anche di marketing territoriale, si possono innanzitutto tenere i giovani qua sul territorio e dare la possibilità loro di andare a lavorare appunto utilizzando la linea elettrificata la Biella-Santià verso Torino, e dall'altra parte anche dando la possibilità loro, con dei bonus, con gli incentivi, di attrarli e poter far sì che loro vengano ad abitare, a stabilirsi a Candelo.
Sì, allora, lo sviluppo turistico del Ricetto è comunque un qualche cosa che a Candelo c'è e deve rimanere. Noi diciamo, pensiamo a tutto il resto del paese, perché in questi anni abbiamo pensato molto alla piazza, molto al Ricetto, però dobbiamo spostare il nostro obiettivo anche sul resto del paese. Con ciò non diciamo che quanto abbiamo oggi non debba essere migliorato, ampliato, anzi lo si deve fare questo, ma deve anche diventare un volano per l'economia globale del paese, quindi per l'economia, per lo sviluppo economico di tutta Candelo. Quindi occorre dare anche un'impostazione più professionale, se vogliamo dire di gestione più manageriale anche a quello che è lo sviluppo turistico, e far sì che questo possa generare sempre di più delle entrate, quindi delle poste, diciamo così, utilizzando un termine un po' tecnico, di bilancio sempre più positive. Oggi le manifestazioni che vengono organizzate sul biglietto, c'è uno 0,50 euro che va al comune. Questo è una base di che va al comune e deve essere utilizzato, a nostro vedere, per abbellire, mantenere e tenere in ordine il paese, perché se si tiene in ordine il paese è un vantaggio per i candelesi, ma è un vantaggio anche per i turisti che vengono a trovarci, per i visitatori che vengono a Candelo. Quindi questo 0,50 è una base, come dicevo prima, di partenza, che può essere ampliata magari con dei fondi comunali dedicati a questo, quindi sempre come una visione d'insieme complessiva, quindi sviluppo turistico, sviluppo economico, ricadute positive su tutto il territorio su Candelo. Cioè, allora, la nostra idea è di sviluppare sicuramente un ragionamento che vada un po' al contrario, quindi, come dicevo prima, su tutto il territorio, e quindi dare la possibilità a tutte le frazioni di avere la propria dignità, di sentirsi a pieno candelesi. Anche con la baraggia che abbiamo vicino, la natura circostante, vorremmo fare dei ragionamenti più complessivi, quindi collegare quello che è oggi il Ricetto con la natura, quindi con dei percorsi dedicati che attraversano anche alcune delle frazioni. Per questo dico la baraggia, perché la baraggia è fuori, il parco naturale della baraggia è fuori, ma è un qualche cosa di straordinario che deve essere valorizzato ancora di più. Che deve avere, noi immaginiamo dei collegamenti che si possono percorrere in bici piuttosto che a piedi, in modo tale da poterla andare a visitare, poter attraversare appunto, come dicevo, le frazioni, ma anche visitare delle aziende agricole che sono di eccellenza, o magari anche dare la possibilità ai turisti che passano e vengono a Candelo di poter lasciare la propria auto in un parcheggio e noleggiare una bicicletta e con una guida turistica andare alla scoperta di quello che è la natura, di quello che è appunto tutta la parte del territorio più verde, che è una risorsa importantissima.